È stata celebrata ieri la giornata regionale per la promozione dell'invecchiamento sano e attivo, prevista dalla legge regionale 16-2019, che ricorre appunto il 22 aprile, nel giorno della nascita del premio Nobel Rita Levi-Montalcini. Nel corso della mattinata sono stati presentati diversi interventi per confrontarsi sulle politiche e sulle azioni per promuovere un invecchiamento che sia sano, attivo e in buona salute. Per l'occasione sono stati presentati alcuni progetti vincitori di finanziamento, a dimostrazione di come e quanto le risorse finanziarie pubbliche possano trasformare in realtà iniziative di rilievo e di grande utilità sociale. Abbiamo voluto in qualche modo raccontare insieme a tutti i protagonisti di quelle che sono le attività che si svolgono sulla regione, in Regione Puglia sull'invecchiamento attivo, quindi oltre a noi le ASL, le ARES, i sindacati, le associazioni che in qualche modo stanno portando avanti diversi progetti con la guida, diciamo, del Dipartimento Welfare. Del resto l'invecchiamento attivo è diventata una delle 7 aree tematiche del quinto piano delle politiche sociali, cosa che non era mai stato nei piani precedenti, proprio per in qualche modo evidenziare. Possiamo evidenziare in questa maniera, come dire, l'importanza e la centralità che come Dipartimento stiamo dando a questa tematica che oggi è attuale, ma lo sarà sempre di più. Sul territorio regionale sono stati finanziati progetti per favorire l'invecchiamento attivo e ridurre il divario digitale. Anche attraverso Puglia Capitale Sociale 3.0 sono state attuate progettualità che favoriscono la longevità attiva e il benessere, così come lo scambio intergenerazionale. Obiettivi inseriti all'interno del quinto piano regionale delle politiche sociali che per la prima volta incastona l'invecchiamento attivo tra le 7 aree strategiche, permettendo così agli ambiti territoriali di destinare delle risorse specifiche proprio alla questione. E tutti gli ambiti territoriali stanno programmando interventi specifici che consentano agli anziani di essere partecipi della vita di comunità investendo risorse. Questo è un grandissimo risultato. A quelle risorse che i singoli ambiti stanno mettendo a disposizione grazie ai piani di zona e quindi anche attraverso trasferimenti regionali si aggiungono i 3 milioni di euro che, diciamo, sono stati appena stanziati nei confronti degli ambiti, la cui finalità sarà da un lato la povertà, dall'altro il tema dell'invecchiamento attivo.